Praticamente case a un euro, Cantiano, qua siamo nell'Appennino Pesarese, un bellissimo posto, è a mezz'ora da Urbino, quindi un posto centrale, incastonato c'è un bosco naturale, è incastonato, c'è una chiesa antica, abbiamo monumenti, abbiamo un bosco, abbiamo questi Appennini meravigliosi, vicinissimo a Gubbio, quindi siamo tra le Marche e l'Umbria praticamente, no? Mi insegnate voi. Siamo a pochissimo di Gubbio, quindi è 45, cioè abbiamo tutto. Cantiano, il comune di Cantiano, ti ripeto, Pesaro è vicinissimo, quindi Marche, insomma non me la sento di andare in Puglia o in campagna, con tutto il rispetto, ma preferisco stare nelle Marche, le conosco anche bene perché le frequento assiduamente ed è una delle regioni più belle, diciamo che è Umbria, è il prolungamento delle Umbrie fino al mare, quindi Cantiano. Io sono romagnolo, ma ho origini emiliane, quindi me la posso giocare, perché se vai lì a dire che sei romagnolo, sapete che lo stato della chiesa imponeva i soldi ai romagnoli, e allora noi romagnoli purtroppo abbiamo una nomea, ma è anche giusta, perché in realtà la Romagna non è pulita come descrivono, assolutamente no, è il sud del nord, è il sud del nord. Vabbè, comunque, detto questo, non voglio divagare, vai lì, ti fai dare la casa, ti ho anche screenshotato, no, non mi fregare la mia perché io la prendo, allora praticamente devi avere 4.000 euro di fideiussione, ma quella se fai il prestito al comune te la danno, io so 2.000 euro della bambina, gli do 2.000 euro del battesimo, il battesimo lì è la cosa, me la dà, dopo gli ridò. Breve relazione tecnico-esplicativa, il comune provvederà a compilare, quindi lo fanno loro, quindi te a un euro ti compri la casa, la ristrutturi, ma la ristrutturi, vabbè, il costo della ristrutturazione devi avere 2 anni di tempo per farlo, il problema è quello, però vabbè, è un consolidamento, dai. Una volta che apri 2 camere le puoi già dare via in affitto, le dai in affitto, fai un B&B, sei vicino a Gubbio, sei vicino all'Umbria, d'estate, giugno, arriva la stagione, gli dici guarda io a giugno ti do la prima caparra, gli dai la caparra con Findomestic e parti, hai già fatto i soldi.